Troppi sono i momenti ricordati per non credere che queste cose sono state non solo vissute, ma sofferte, e in questa sofferenza ritrova l'umanità sua e il valore di questa poesia, che è storia, ecco, non è poesia, è storia. Io penso che bisogna proprio leggere la Buffa per capire cos'è stata la guerra. Non ho che i miei pensieri, io ve li do con l'anima, soldati mitraglieri. Non sono bersagliere, non sono neppure alpini, io sono della Buffa, io sono fantasia, bim bom bom, al rombo del cannone, bim bom bom, al rombo del cannone, bim bom bom, al rombo del cannone. Sode un rombo da Gorizia, la figlia della vecchia, un visino d'albicocca, il mio caporale più ardito l'ha baciata sulla bocca. Marianca non s'è schermita, ha riso forte, forte. La vecchia di Cerovo ha il colore della morte. Ma il generale Trombi, la rivoltella in pugno, gli disse: colonnello, c'è l'ordine di attacco! E il colonnello, grande come un granatiere, gridò con una voce che spaccava la montagna: l'avanti al battaglione! Uscì dalla trincea e cadde colpito in fronte, appena fuori del varco. Oslavia, borgo sperduto, nessuno ti conosceva, ed oggi le madri e le spose di tanti paesi ti sanno tomba di giovinezza, cimitero di battaglioni. Oslavia, nome oscuro come la nebbia d'ottobre. Quattro portaferiti, passata la bufera, uscirono per cercare il suo corpo e la bandiera. Finalmente con la luna che uscì dal sabotino, essi videro tra i massi il vecchio garibaldino. Egli stava sull'attenti davanti al generale, che gli appuntava al braccio i galloni da caporale e i morti dell'Isonzo, Fanti, Ovent, Granizzari, presentavano le armi al vecchio Lavezzari. Garibaldi gli è il piedarme, lo baciò due volte in fronte. Poi sparirono con la luna che discese dietro il monte. Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. E il ritorno per molti non fu. Sulla linea di Yamiano sono giunti bollettini che Benito Mussolini, caporal dei bersaglier, è ferito in 100 parti
dalle schegge di spezzone, e i soldati al battaglione ragionavano di lui. E parlava un conducente, grigi baffi, scalcinato, sette volte era migrato per il pane a lavorare. Quello all'occhio che comanda, quello è un vero generale, s'è vestito da caporale per restar coi bersaglier. Fuori il busto, la testa china, il petto coperto dal braccio, Enrico Elia sparava. Ad un tratto udì la sua voce. «Amico! Amico mio!» Lo presi fra le braccia. Egli era pallido come un bambino malato e sorrideva per dire: «Vero che sono bravo?» Anche la sua camicia era rossa. Ancora con gli occhi mi disse: «Amico, amico mio!» Lo baciai un'ultima volta. Se attendo ancora un poco, mi prendono prigioniero. Quelli che stanno al ragno mi diranno traditore. Amico, ti devo lasciare. Che cosa dirò alla tua mamma? Amico, camerata, amico, amico mio. E compatite una povera mamma che ha perso il figlio sul fior dell'età. E compatite il vecchio suo padre, che anche i turchi farebbero pietà, che anche i turchi farebbero pietà. Per le spiagge, per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona non lontana, che più schiava non sarà. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore: «Oh Italia, oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberar». Abramati, fiori e rose, la marina, la campana perderà la nota mesta. Su San Giusto sventolar vedremo a festa il vessillo tricolore. Le ragazze